Buone vibrazioni a tutti. Oggi affrontiamo un argomento che potrebbe apparire complesso, ma che può essere accessibile a tutti se spiegato in modo semplice e comprensibile. Cercherò quindi di usare un linguaggio fruibile anche per i non addetti ai lavori. Dunque, nei miei video parlo spesso di fotoni, fononi, biofotoni e biofononi. Ma cosa sono? E perché hanno a che fare con il suono e con le vibrazioni? E soprattutto, come possono tornarci utili queste conoscenze nella vita di tutti i giorni? Ora vi propongo una spiegazione. E per raccontarvi il potere delle parole e dei suoni, desidero mostrarvi alcuni esperimenti di cristallizzazione dell'acqua condotti dal dottor Masaru Emoto, dove possiamo constatare che le parole, i suoni, trasmettono significati ed emozioni che si trasformano poi in forme cristallizzate, che possono essere armoniche o disarmoniche. Il dottor Masaru Emoto, scienziato e ricercatore giapponese, ha fotografato al microscopio i cristalli che si formano portando a congelamento l'acqua. L'acqua era stata esposta a suoni, parole, musica, mantra. Il risultato straordinario ha rilevato che l'acqua, sottoposta a vibrazioni armoniche, genera dei cristalli regolari, belli, mentre l'acqua, sottoposta alle vibrazioni disarmoniche, genera macchie e disegni irregolari. Bene. Nella figura potete notare come l'acqua si sia cristallizzata, ad esempio prima e dopo una preghiera o un mantra, e invece nella parte sottostante vediamo come l'acqua abbia reagito ad un grazie o all'amore, alla gratitudine in modo armonico e regolare, e come invece sia non regolare il disegno che si è creato con l'acqua sottoposta alle parole "ti ucciderò", ad esempio. Beh, il suono e l'intenzione hanno modificato le molecole d'acqua, che voi ormai sapete che è il materiale più informato ed informante presente in natura e di cui il nostro corpo è per la maggior parte costituito. Per cui vi anticipo subito che i biofononi sono proprio informazioni sonore che trasmettiamo e riceviamo continuamente e che influiscono sul nostro stato energetico. Proprio per questo ve ne sto parlando. Ma partiamo dunque con la definizione del fonone, che poi racconterò meglio nel dettaglio, così affrontiamo subito la parte più impegnativa. Il fonone è una quasi particella che rappresenta un quanto di vibrazione in un reticolo cristallino rigido. Ma cos'è una quasi particella? Per spiegare una quasi particella dobbiamo trasferirci nel microcosmo e immaginare una entità particella con la sua nuvola di altre particelle che la circondano, alcune spinte via e altre attirate e trascinate dalla entità principale, tanto che i fisici la chiamano amichevolmente particella vestita. Beh, questa particella vestita, durante il suo viaggio, attraversa un sistema chiamato reticolo cristallino, che possiamo immaginare come una struttura ordinata di particelle che costituisce un cristallo in una forma geometrica semplice, come ad esempio un cubo o un parallelepipedo. Nella fisica quantistica il fonone è la controparte di quello che nella fisica meccanica classica è conosciuto come la scomposizione delle vibrazioni in vibrazioni elementari. È come se scomponessimo una forma d'onda complessa in tante forme d'onda semplici usando una trasformata di Fourier. Per comprendere meglio vi faccio vedere una immagine che rappresenta una trasformata di Fourier semplice, dove si possono notare tre onde sinusoidali semplici
che però sono di diversa frequenza, che se sovrapposte, cioè fatte vibrare contemporaneamente in modo polifonico, danno origine alla quarta forma d'onda più complessa, che è il risultato della somma delle prime tre. In questa seconda immagine, invece, potete vedere una trasformata di Fourier più complessa, che usiamo noi come sound engineering quando stiamo lavorando in studio di registrazione e abbiamo bisogno di conoscere esattamente il comportamento di ogni frequenza, delle frequenze magari di suoni molto complessi. Bene, grazie alla FFT possiamo vedere fisicamente tutte le frequenze. In questo caso, a sinistra abbiamo la linea del tempo con lo sviluppo dei primi 45 secondi e a destra quella degli Hertz con un range che va dai 20 ai 20.000 Hertz, classico il range del nostro apparato acustico. Detto questo, possiamo ora comprendere che in fisica quantistica anche i fononi, come i fotoni, che sono particelle di luce, si adeguano al dualismo onda-particella, cioè in mancanza di un osservatore che pone la sua intenzione e li rende fisici, sono contemporaneamente particella e onda. Come si può riscontrare per esempio nel principio di indeterminazione di Heisenberg o nell'esperimento della doppia fessura di cui ho già parlato in altri video. Cioè, possono essere locali e non locali, si comportano come particelle collocabili in uno spazio e in un tempo, ma sono anche indefinibili come vibrazione, come onda. Ecco perché possiamo usare la nostra intenzione, che è anch'essa vibrazione, per ottenere degli effetti tangibili che rendono plastico, cioè reale, il pensiero. E a tal proposito mi piace citare l'esperimento dei due bicchieri di sangue. Allora, sono stati usati due bicchieri con all'interno del sangue di maiale e solo in uno di essi si è inserito un agente patogeno che subito ha reagito producendo degli anticorpi. Dopo un po' di tempo, però, fu sorprendente scoprire che anche il sangue nel secondo bicchiere aveva sviluppato proprio gli stessi anticorpi. Allora si provò a ripetere l'esperimento interponendo tra i due bicchieri una lastra in modo che non potesse passare la luce e incredibilmente il fenomeno non si ripeteva più. Cioè il nostro DNA è proprio una antenna che percepisce e trasmette le vibrazioni e le traduce in informazioni. E queste informazioni arrivano alle nostre cellule che hanno la capacità di comunicare con l'ambiente circostante proprio attraverso le vibrazioni, compreso il suono. Bene, per la quantità di informazioni ho diviso in due parti questo argomento così interessante. Troverete qui sotto nella descrizione il link alla seconda parte del video dove aggiungerò le restanti informazioni. Buone vibrazioni a tutti!